Vi mettete tutti a sedere. Donald, si sieda, si sieda. Ah, eccolo, eccolo, sta arrivando. Cioè, sto arrivando. Salve. Salve. Dite salve, salutate. Salve. Salve. Salve, John. Ah, sì, devo dire qualche battuta. Bene, io sto bene, grazie. Ma come sono arrivato qui? Ora ti faccio vedere, però mi serve una goccia di sangue. Del tuo sangue. Ah, va bene. Joe, mi ha fatto male. Calma, Joe. Fa tutto parte del miracolo della clonazione. Salve, Joe. Salve, John. Salve, salve, Joe. Clonato da cosa? Salve, Joe. Non si è mai riusciti a ricreare un filamento di DNA intatto. Non senza massicce interruzioni. Paleo DNA? E da quale fonte? Dove lo trovate? Sangue di dinosauro di milioni di anni? Shh. Chi è? Chi è? Ah, Mr. DNA! Ma lei da dove salta fuori? Dal tuo sangue. Una sola goccia del tuo sangue contiene miliardi di filamenti di DNA, i mattoni coi quali è costruita la vita. Un filamento di DNA come me costituisce il progetto di costruzione di un essere vivente. Ed è successo che animali estinti milioni di anni fa, come i dinosauri, abbiano lasciato i loro progetti di costruzione perché noi li trovassimo. Ci bastava sapere dove cercarli. 100 milioni di anni fa c'erano le zanzare esattamente come ai giorni nostri e proprio come oggi succhiavano il sangue agli animali, perfino ai dinosauri. A volte, dopo aver punto un dinosauro, la zanzara si posava su un ramo d'albero e restava invischiata in una goccia di resina. Col passare del tempo la resina induriva, si fossilizzava, proprio come un osso di dinosauro, conservando al suo interno la zanzara. Questa resina fossile, che noi chiamiamo ambra, ha atteso milioni di anni con la sua zanzara dentro, fino all'arrivo degli scienziati del Jurassic Park. Servendosi di tecnologie fantascientifiche, gli scienziati hanno estratto il sangue conservato nelle zanzare e... tombola! DNA di dinosauro. Un intero filamento di DNA contiene 3 milioni di codici genetici. Se guardiamo delle schermate come questa ogni secondo per 8 ore al giorno, impiegheremmo 2 anni per vedere un intero filamento di DNA. È proprio lungo! E siccome è molto vecchio, è anche pieno di interruzioni. Ed è qui che la nostra ingegneria genetica entra in gioco. Supercomputers e sequenziatori di geni elaborano il filamento nel giro di pochi minuti. E la grafica della realtà virtuale ci mostra le interruzioni nella sequenza del DNA. Ci siamo serviti del DNA completo di un rospo per riempire le interruzioni e completare il codice. E ora ci possiamo creare un baby dinosauro. Questa colonna sonora è provvisoria. Qua ci mettiamo una bella musica drammatica, una cosa come papum, 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 una marcia o qualcosa del genere. Non è ancora stata scritta e poi la visita continua.